Come stai? Ciao. Tutto bene? Oggi sono un po' ballerina perché ho la connessione che va poco, ma non io, penso un po' di tutti. Però tu ci sei, chiaro, chiaro, chiaro. Mi vedi bene? Mi senti? Oh, ti vedo bene, intanto sono felice di vederti, ecco. Grazie, questa è la grande cosa. Ciao. Grazie. Sal. Finalmente ci siamo collegati, sì. Da minori. Intanto porgo un saluto a tutti gli italiani, a tutta l'Italia che in questo momento sta guardando e a tutti quelli che stanno lavorando per questo incubo che stiamo vivendo. Sì. Vero, vero, vero. Lo stanno facendo e sono veramente degli eroi normali, così li hanno chiamati, eroi normali. Tutti coloro che lavorano negli ospedali e anche farmacie e quelli che sono negli esercizi rimasti ancora aperti, perché poi alla fine, sai, fanno la differenza. Sal, tu sei da minori? Sei collegato da minori? Facci vedere, quella è la tua pasticceria? No, qui siamo a casa mia, in cucina a casa mia. Ma dai! La stanza che sta facendo le riprese, quindi sono qui con mia moglie. Ciao! Un saluto a tutti! Tutto bene? Sì. Siete voi due a casa? Sì, i ragazzi stanno studiando, Antonio sta studiando e Anastasia invece di fare le riprese. Ebbene, bene. Allora, intanto sono felice di vedervi anche così... via telefonino, però siamo in diretta, noi ci siamo tutti i giorni. Ieri ho preso, diciamo, ho dedicato un po' del mio tempo per rimanere a casa, come sempre, ma per anche un po' di silenzio che ogni tanto non guasta, viste le brutte cose che sono successe, abbastanza gravi, e quindi un po' di silenzio, un po' di preghiera va anche bene ogni tanto. Cosa dite? Beh, anche noi siamo a casa, pensiamo molto a tutto quello che sta succedendo, alle persone che in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in questo momento stanno soffrendo moltissimo. E tutto questo lavoro che sta facendo la protezione civile, i medici, insomma, veramente preghiamo ogni giorno per loro. Davvero, poi il mio Piemonte, tu lo sai bene, quindi mamma sta bene per adesso e... Non posso vederla perché sono qui a Roma, però con il cuore sono lassù. E questo forse è il più grande sacrificio. Bene. Oggi è una cosa più importante. È vero. Dai Sal, facciamo così che per chi resta a casa e chi ha voglia di stare con noi e provare a sorridere, perché no? Perché poi ci sono anche degli spiragli, ci sono diciamo meno infezioni, meno contagiati, poco meno, ma ci aggrappiamo anche quel piccolo numero, Roy, quel piccolissimo numero, che prende poco in decrescita, e quindi ci aggrappiamo anche a quel piccolo raggio di sole. Allora facciamo così che il raggio di sole oggi me lo dai tu, Sal, tu e tua moglie. Come? Cosa facciamo di buono? Allora senti, intanto vieni a vedere. Vai. Intanto nella mia dispensa oggi ho tirato fuori un po' di ingredienti che normalmente ne abbiamo a casa, no? Sì. Innanzitutto, vabbè, i limoni che servono. I limoni ce li avete voi! I limoni della costiera che non mi mancano mai. Sì. Poi ho dello zucchero a velo, sì. Il burro, la farina, della fecola di patate, sì. Due uova, del latte fresco, un pizzico di sale e delle mandorle che avevo in dispensa, che ho ridotto in polvere, quindi perfetto. Un po' di lievito per lievitare, perché faremo un dolce da forno oggi, Elisa, un dolce da forno che veramente con poco si può realizzare, con i pochi minuti si può assemblare. Dai. Ho messo già il burro che ho ammorbidito. L'ho fatto diventare cremoso, come vedi? Sì. Quindi si vede bene. Ecco qua, il burro montato, tu l'hai ammorbidito così normalmente? Va bene. Poi aggiungiamo un po' di zucchero a velo. Sì. Se non abbiamo lo zucchero a velo, perché ieri ho fatto il tiramisù, e se non avevo lo zucchero a velo basta frullare quello normale, quindi. Sì, zucchero normale, esatto. Se siete a casa in un frullatore lo mettete dentro, 30 secondi. La banca della vaniglia nello zucchero,
è ancora sì. più buono, eh? Ah, perfetto. Quindi, va bene. Quindi la pasta punto vado, ce l'abbiamo, va bene. Poi vado ad aprire il baccello di vaniglia in questo modo qua. Sì. E aggiungiamo un po' di polpa di vaniglia. Va bene, quindi quella è la parte, diciamo, di base, che voglio dire, il sal del riso. Qual è la dolce come si chiama? Allora, questo si chiama il dolce d'Amalfi. È uno dei dolci più conosciuti della mia collezione, quindi uno dei dolci apprezzatissimi, perché è un dolce che si può mangiare a tutte le ore, dalla colazione a merenda, quindi si può accompagnare in qualsiasi momento del giorno, quindi stare a casa e fare un dolce semplice così veramente diventa una grande soddisfazione in questi giorni. Vero, vero, vero. Allora, intanto io lo dico sempre, mandateci le foto con i dolci che rifate o con i dolci che rifate, appunto proposte da noi, e le metterò sulle mie storie, ma soprattutto tra pochissimo, dopo sal del riso, ci sarà la sua ricetta sulle mie storie, quindi venite a prendere gli ingredienti. Allora, siamo giunti a... Allora, zucchero a velo con appunto la vaniglia e il burro. Aggiungiamo un po' di latte che ho fatto leggermente intiepidire, l'ho appoggiato in microonde, l'ho fatto un po' intiepidire per evitare che il burro si bene. Intiepidire, quindi aggiungo un po' di latte, va bene? Sì. Della ricetta, quindi vado a emulsionare anche il latte insieme al burro, quindi lo rendo ancora più cremoso, più morbido. A questo punto vado ad aggiungere una parte molto importante di questa ricetta, che è la punta di limone, Elisa. Ah. Il limone che andiamo a inserire. Allora, prendiamo un po' di attrezzi, la spatola. Guardate la sua cucina di casa, questa è la cucina di casa del sal del riso. Sì, beh, devo dire che la... va bene, eh? Sembra un ristorante. Perché, insomma, sebbene che la mia passione non solo la pasticceria, ma anche la cucina, e anche quella di Anna, naturalmente, che ogni tanto quando abbiamo tempo riusciamo certo, a cucinare. Certo, insieme fate scintille. Come state attraversando questo periodo, Anna? Dai, dimmi. Bello però avere il marito a casa. È un periodo difficile, per molta tristezza, però bisogna essere ottimisti. Esatto. Ecco. Bisogna essere ottimisti perché mi ha detto... Salvatore, abbiamo ascoltato il consiglio ieri che insomma c'è uno spirale, insomma, che sta sì. E quindi dobbiamo crederci, anche perché noi italiani siamo forti, quindi dobbiamo vero. Tutto al mondo, insomma, io sono siamo forti qua. Perché non è un tema solo italiano, quindi insomma dobbiamo. Deve passare. E nel frattempo però dobbiamo ammazzare il tempo e quindi con un po' di cose che non facciamo mai. Io personalmente, per esempio, non faccio mai la doccia, e mia figlia Anastasia la mattina adesso mi ha insegnato col tapirulare a muovermi un po' di più. Ah, ecco, col tapirulan certo si può fare a casa assolutamente, quindi salti, ti ritroveremo un virgulto. Ma perché poi a casa in questi giorni mangio ancora di più. Esatto, però sai, guarda, potrebbe essere la soluzione un bel tapirulan, perché sì, o comunque, diciamo... Ma in casa, devo dire, abbiamo sopra una stanza con una bella vista mare, dove al mattino... E allora ti sembra di andare in mare. Allora, va bene, dai. Prego. Aggiungiamo le uova della ricetta. Uova intere? Sì. Uova intere, esattamente. Uova intere le aggiungiamo direttamente dentro, in questo modo qua. Va bene. Ho messo il grattugiato, come hai visto. Sì. Quindi emulsiono le uova intere con il burro, il latte, la pacca della vaniglia, aggiungiamo un pizzico di sale. Va bene. Poi vado a miscelare tutte le parti delle polveri. Quindi abbiamo la farina, la metto qui, la fecola di patate,
Sì. E le mandorle in polvere. Ecco qua. Wow, fantastico. Quindi tutte le parti delle farine. Intanto io vi leggo perché il riso mette gli ingredienti uno dietro l'altro. Il riso torna per essere prova del cuoco. Salsa è un grande. Intanto, ecco, manca anche a noi la prova del cuoco, manca tantissimo, questo lo diciamo, e quindi speriamo di poter tornare presto, ma perché la situazione si risolva, o comunque ci siano dei miglioramenti effettivi. Non vedo l'ora di tornare a Roma, in studio. Anch'io. Allora, lì abbiamo unito le polveri. La parte delle farine l'ho miscelata. Aggiungo anche il lievito. Bene. Quindi farina, lievito, abbiamo visto le altre parti, quindi lo zucchero. Aggiungiamo tutta la parte delle farine e poi alla fine ancora un po' di latte.